Amici, amici appassionati di moto mondiale, benvenuti al Festival della Moto di Moto.it. Una puntata straordinaria perché mio ospite è Franco Morbidelli. Ciao Franco, buongiorno, benvenuto, grazie. Ciao Zan, ciao a tutti. Allora, Franco, volevo parlare un po' con te in generale della MotoGP. A me ha sempre colpito una frase che tu ripeti spesso, che è che tu vieni da un altro mondo, non dal moto mondiale. Allora, quanto è difficile venire da un altro mondo e diventare campione del mondo della Moto2 e poi uno dei più bravi piloti della MotoGP? Allora, beh, è stato molto difficile perché, e lo è ancora perché, non avendo avuto, diciamo, la formazione classica e non avendo girato in questi circuiti, non avendo lavorato, a questo tipo di livello, anche nei miei anni, diciamo, adolescenziali. Ci sono cose che mi mancano e che sto cercando di recuperare strada facendo. Quindi più che altro è dura in termini di esperienza, perché dopo tutto io è il sesto anno che sono qui, questo è il sesto anno, e ci sono persone che comunque corrono con me, che hanno molti più anni di esperienza in questo campionato, o hanno molti più anni di esperienza con team di altissimo livello, con un metodo di lavoro di altissimo livello, ecco. Quindi in questo senso qui è difficile, soprattutto nel modo di approcciare il lavoro e nell'esperienza a questo tipo di lavoro e a questo tipo di piste e di livello, ecco. Ok, quindi insomma, un po' conoscenza delle piste e un po' metodo di lavoro, facendo una sintesi, giusto? Esatto, sì, facendo una sintesi, sì. Ok, ecco, invece un'altra cosa che mi ha colpito di te è che hai raccontato dopo un Gran Premio che prima delle gare parli moltissimo con Ramón Forcada, che è il tuo capo tecnico. A parte che vabbè, siete, credo, due caratteri molto differenti, allora, però mi piaceva sapere un po' di queste chiacchiere che fate prima di una partenza, prima di una gara, prima di una qualifica. Adesso senza sapere i tuoi segreti, naturalmente, ma mi piaceva capire, non so, co cosa vi dite, cosa ti dice lui, se ti dà sicurezza, cosa ti trasmette. Beh, sì, hai detto comunque la parola, secondo me, chiave, sicurezza. Ramon è un grandissimo capo tecnico, una persona molto esperta. Secondo me, infatti, ricollegandomi alla domanda di prima, probabilmente era la persona più giusta, che potesse, stare al mio fianco, in un momento, così della mia carriera. Per motivi tecnici, ma anche per motivi di esperienza. Sì, cioè, mi hanno fatto una domanda chiedendomi cosa ci diciamo prima del turno, perché questo giornalista aveva visto che Ramon stava parlando animatamente, mi stava parlando animatamente prima di un turno. E, diciamo che è una cosa bella che mi rassicura, perché cerca di. Secondo me, sia io che lui siamo molto analitici e molto precisi, e quindi cerchiamo di non farci sfuggire nulla, neanche prima di un turno, e quindi cerchiamo di ripercorrere tutto il programma che ci siamo già fatti, anche prima del turno, ecco. Ma in che lingua parlate, Morbido? Italiano, spagnolo? Tanto le sai tutte tu. Sì, un mix, facciamo un mix. Quando ci sono anche le altre persone, quando c'è Andy, il nostro data guy elettronico, parliamo in inglese, perché ovviamente è meglio farsi capire da tutte le persone, da tutti i tecnici che stanno lavorando con te. E poi quando parliamo in maniera informale, del più del meno, parliamo in italiano. Ecco, Ramon mo parla benissimo l'italiano, quindi parliamo in sì, italiano.
Sì, infatti, assolutamente. Ecco, Morbido, ma quello del 2020, che campionato è stato, nel senso, questa gomma che ha creato tanti problemi ad alcuni piloti, tanta scostanza di rendimento, come lo inquadreresti tu, questo campionato, in generale, non solo il tuo? Allora, lo inquadrerei come un campionato orfano Punto di riferimento. del punto di riferimento, cioè Marquez, e quindi è stata una battaglia generale tra tutti i piloti che erano diciamo subito dietro al punto di riferimento, cioè Marc. Quindi una bella battaglia dovuta al fatto che mancava quello che è stato il numero uno per diversi anni, ecco. Quindi una questione umana, non tecnica, cioè non è stato dovuto a questa gomma nuova come tanti hanno detto. Secondo me è stata più una questione umana, sì, è stata più una questione che molte persone si sono sentite, molti piloti hanno preso coraggio, sì, hanno preso coraggio dal fatto che mancasse Marc e molti piloti ci sono stati moltissimi vincitori diversi, ci sono state bellissime lotte. Gare combattutissime, quindi è stato un mondiale molto molto bello. Ecco Franco, per chiudere volevo fare con te un giochino, una serie di ricordi. La prima volta che hai toccato il ginocchio per terra, che ricordo hai? Bellissimo, bellissimo. Avevo all'incirca 3 anni, ancora me lo ricordo. Mi ricordo che ero nella pista di Simone Corsi con le minimoto a Torricola a Roma e stavo guidando un Apolini e provavo a tutti i costi a toccare il ginocchio, a tutti i costi. E pensa a te, avevo 3 anni, ma ancora me lo ricordo perché è stata un'emozione gigante. Ecco, invece la prima volta che hai conosciuto Valentino Rossi, che Valentino Rossi ha parlato con te, insomma, che ti ha chiamato, quel ricordo lì. Allora, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo la prima volta che ho visto Vale, nel senso che poi comunque l'ho visto magari, ero un pilota appassionato, andavo a vedere le gare, quindi magari l'ho visto di sfuggita nel paddock, così lo devo aver visto sicuramente. Però la prima volta che ci siamo allenati insieme, o che cioè che io sono andato ad allenarmi alla cava, avevo 13 anni, 12 anni e mezzo, 13, e mi ricordo sì che c'era lui che girava, e l'ho visto più che altro, ecco, non dal vivo, ma sulla moto. Lui già era in pista e aveva questo Kiwei, girava la cava, e aveva Vero. questo Kiwei svolazzante grigio, grigiastro. Mi ricordo questa immagine di lui che fa questa bellissima curva che c'era la cava che si chiamava Lo trattino Vale. È vero, è vero. Lui che mi ricordo che lui che scendeva giù dall'ovale tutto di traverso con il Kiwei svolazzante. Questa è una delle prime immagini che ho di Vale. Ecco, invece la prima vittoria in MotoGP, che è stata, ricordiamolo, a Misano, che ricordo hai? Un'esperienza incredibile, bellissima. Vincere a casa è stato fantastico. Non mi era mai neanche capitato di fare un podio a casa, quindi pensate che emozione che deve essere stata per me. Talmente bello che sembrava finto, ecco. Quindi ho fatto fatica a metabolizzare la cosa, più che altro perché era talmente bella che non riuscivo a godermela, ma poi è stato bello però festeggiare insieme alla squadra e vedere
la loro contentezza dopo un risultato del genere. Benissimo, benissimo. Franco, a me sentire questi ricordi io mi emoziono e quindi ti ringrazio per aver condiviso con me e con Moto.it queste tue grandissime emozioni e un grandissimo in bocca al lupo per un 2021 da protagonista assieme a Valentino Rossi. Grazie a te, Zan. Ciao a tutti. Grazie ancora.